Per un aperitivo di domenica qui al Mama Ines, Lady Trisha On Voice, la vocalist più sexy d'Italia. Io sono Carmen e vi auguro una buona notte brava. Di Alessandro De Stefano, direttore artistico dei Mocos, e questa sera sono anche in compagnia di Emanuele Lattanzio. Ciao, come stai? Buonasera, tutto bene? Siamo contentissimi di essere qui nuovamente e quindi alla grande. In bocca al lupo per la serata, Alessandro, e buon divertimento ai nostri utenti e clienti che ci seguono da molto tempo. E poi dopo con te parleremo di una cosa. Intanto con Alessandro volevo prima cosa congratularmi per questa grande serata, finalmente un grande ospite ancora una volta proprio qui al Mama Ines. Sì Carmen, innanzitutto buonasera a te e a tutti gli amici che sono da casa a guardarci. Anche stasera Mocos ha deciso di impegnarsi in un divertimento sano questa sera con un ospite che è una nostra vecchia amica, Lady Trisha, che ormai sappiamo essere una vocalist di fama non più solo nazionale ma anche internazionale. Poi per voi maschietti, lei è bellissima, quindi. Sì, ma poi è carismatica, è divertente, frizzante, sa dare la giusta grinta a tutti gli amici. No, per le prossime domeniche abbiamo in programma, domenica prossima in occasione di questa pausa di primavera, 21 marzo sarà l'occasione per festeggiare questa primavera che sarà grandiosa, sono convinto. Spring break, la festa di primavera, che è un momento che sappiamo i nostri amici americani festeggiano alla grande. Sì, e sì. Qui da noi che stiamo qui in provincia di Napoli festeggeremo sicuramente non come quelli che stanno a Miami, ma ci divertiremo sicuramente il 28 marzo con Guido Lembo. Sarà qui dall'anima e cuore il nostro grande ospite della serata, sarà Guido Lembo, che animerà sicuramente alla grande i nostri amici ospiti. E quindi ci aspettiamo un termine di marzo veramente frizzante e grintoso. E poi ripartiremo con la stagione estiva e sarà tutta una sorpresa. Ragazzi, il grande evento è oggi. Buon compleanno Carmen! Grazie. Ma voltiamo pagina. Emanuele, con te voglio parlare di questo bellissimo privé, perché il Mama Ines e Mocos hanno un privé veramente eccezionale, di classe e molto particolare. Tu sei il responsabile di questo privé. Esatto, sì. Intanto ti ringrazio per il complimento che mi hai fatto, tra virgolette, ci hai fatto. Sì, il privé è nato l'anno scorso e funziona ancora quest'anno. Grazie al privé possiamo offrire al cliente un ulteriore servizio, insomma creando un'ulteriore area dove insomma c'è un pochino di tranquillità rispetto alla pista. Abbiamo i tavoli, magari possiamo alla festa un pochino per gente un attimino più grande. Un'area chiusa dove appunto fa parte del locale, ma in qualche modo è un'area riservata. Emanuele, tu sei nuovo, questa è la prima volta che ti intervisto, adesso ti tocca raccontarci la tua notte brava. Brava, adesso dai. Facciamo la prossima volta, dai. Ci la vedrò stasera. Vabbè, quindi diciamo che lasciamo i puntini di sospensione e ci vediamo alla prossima. Ci vediamo alla prossima, buona serata, grazie. La vocalist più sexy d'Italia, sei bellissima, fatelo dire da donna, Lady Trisha, ciao, come stai? Ciao a tutti, guarda, grazie per avermi detto bellissima, sono arrivata di corsa, è il tempo di truccarmi. Ma no, sei bella così, guarda, e poi so che sei bravissima, quindi la tua bravura arriva prima della bellezza. Grazie. Allora, questa non è per te la prima volta che sei qui a Napoli. No, ormai sono di casa, vengo spesso, mi piace molto l'accoglienza dei napoletani, mi piace la musica, mi piace l'energia che c'è, anche perché io sono un po' napoletana dentro, quindi. Ah, bene, bene. Dunque, noi siamo
vicini vicini alla data dell'inizio del famosissimo Winter Music Conference di Miami. E voglio ricordare a tutti i nostri telespettatori che lei è stata la prima vocalist donna italiana ad esibirsi al Winter Music Conference. Esattamente 3 anni fa, sono quella che ha portato l'Italia al Music Conference, sono contenta di poter rappresentare il nostro paese e sicuramente ho aperto, perché so che quest'anno ci saranno anche dei vocalist maschili che andranno al Music Conference, sicuramente ho aperto le porte a coloro che fanno il mio lavoro giù a Miami e sono molto contenta. E non solo, sei stata la prima vocalist italiana di Ibiza, Dubai, insomma ovunque, la prima in tutto. Hai studiato, sei preparatissima. È vero, Dubai sono stata l'anno scorso, un'esperienza fantascientifica, è molto bello, ogni paese ti insegna qualcosa e ti arricchisce sempre di più. Quindi da Dubai a Napoli. Sì, qualche ora fa ero a Brindisi, però ce la posso fare. Domani Milano e si prosegue a 360 gradi. Adesso sono uscita col nuovo disco che si chiama In The Beach, che è un disco prettamente estivo, è uscito da una settimana. E dopodiché ne ho un altro in cantiere con dei nomi di cui ne parlavamo prima, come Stefano Penne, Maurizio Gubellini, Mattias del Papete Beach, e uscirà anche quello a breve, lo stiamo finendo. Bene, bene. Quindi insomma i prossimi mesi saranno di intenso lavoro per te. Come sempre. Vuoi andare in vacanza? Ma vieni in vacanza a Napoli, guarda qua che bella movita che c'è. Guarda, io quando vengo qua veramente mi sento già in vacanza. Poi vabbè, poi c'è di mezzo anche Capri, sto aspettando il bel tempo, Capri, Ischia. Tra l'altro so in anteprima dal mio amico, dove è andato, Dario Guida, che ci sarà un evento bellissimo ad Ischia quest'estate a luglio insieme ad altri DJ, quindi aspettiamo tutti insieme di andare a Ischia. Quindi tutti a Ischia ragazzi, mi raccomando. Io ti lascio al pubblico perché ti aspetta, quindi... Naturalmente vi aspetto a Notti Brave, sempre qui in Napoli e dintorni, l'editrice Solo Musica, I love you. Special.